Nicone è pronto a ricevere e a passare a Ganz, che non riesce a girarsi, perde palla. Irrompe Ins ed è l'1-0 che dà il via alle marcature e consacra Ins leader. E infatti passano appena 4 minuti e l'Inter va al raddoppio. È sempre Carlos ad ispirarlo, bella la punizione che Branca di nuca corregge in rete per il 2-0. Al quinto minuto la difesa lascia andare via Branca, che finte contro finte arriva davanti alla porta e decide di far segnare Ganz. E il 3-0 per l'Inter, mentre il Bari incassa la rete numero 69.